Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono TonyHuman17. Ragazzi, oggi siamo qui per un video tutorial, anzi un piccolo video tutorial dove vi spiegherò come settare al meglio OBS Studio. Allora ragazzi, OBS Studio non è altro che un programma dove possiamo registrare e parlare, tanto che ve lo scrivo a fatta. Lo conoscete molto bene questo programma. Allora, per cominciare, vi voglio solo dire che le prestazioni del nostro carissimo PC dipendono anche da OBS. Se per caso OBS si avvia, che ne so, deve anche riconoscere la scheda video e tutte le cose. Però il settaggio che noi andremo a fare è un settaggio che dovrebbe essere anche compatibile con la vostra, diciamo, come dire, con la vostra configurazione. Quindi, per cominciare, andiamo anche su OBS Studio. Andiamo su File, Impostazioni. Per cominciare abbiamo Generali. Allora, in generale non ci interessa niente, quindi possiamo andare direttamente su dirette. Allora, ragazzi, qui c'è il servizio Twitch, il servizio YouTube, Facebook, tutto questo. Comunque, è una cosa semplice, per chi deve fare le live su Twitch, inserisca Twitch. Non ci vuole niente. Se uno deve fare una live su YouTube, aggiunga YouTube oppure YouTube Gaming. E qui dovete inserire la vostra chiave, che sarebbe quella chiave che vi dà la piattaforma da inserire qui, su questo campo vuoto. E potete avviare la trasmissione. Poi possiamo premere direttamente applica e ok. Allora, poi andiamo su uscita, che sarebbe, diciamo, su avanzate io, le dirette, quindi le dirette, velocità in che sarebbero, ad esempio, chi ha una buona connessione può mettere, che ne so, 6000 kbit al secondo. Ma io, visto che ho una connessione pezzotta, come dico io, di merda, inserisco 2000 kbit al secondo. E questo è. Poi andiamo su, anzi, sulle dirette possiamo anche vedere e impostare la nostra qualità, tipo qualità, prestazioni, massime prestazioni, massima latenza, la bassa latenza, quindi dipende da voi, dalla vostra connessione, dalla vostra computer. Quindi io aggiungo qualità per me e qui lasciamo così come sta. Poi andiamo su registrazione, la parte più importante. Allora, per cominciare, qui c'è il percorso di registrazione, che sarebbe la cartella dove salvare il nostro carissimo file. Poi abbiamo una traccia audio, possiamo direttamente lasciare così l'audio, e poi più in basso è quello che ci interessa di più. Ad esempio, io ho un monitor 1980, ottime prestazioni, quindi io posso aggiungere pure più di 10.000 kbit al secondo. Però voi, se avete un PC abbastanza buono, vi consiglio di aggiungere sui 4-5 mila kbit al secondo, però non avrà una massima qualità di registrazione. E più avanti abbiamo l'audio, che vabbè, poi non ci interessa il golfo di play. Comunque ragazzi, salvate sempre, perché adesso non posso salvare perché sto registrando. Poi andiamo su audio. Se per caso voi volete mettere la vostra voce sotto al video, vi consiglio di mettere questo, cioè questo qua, audio micro ausiliario, quindi microfono, e lo aggiungete oppure lo disattivate come preferite voi. Poi andiamo su video. Allora, la parte anche più importante, io ho un monitor di 1920x1080, quindi registro sempre 1080 HD, 60 fps, tutto il resto. Se voi avete uno schermo, vabbè, se per caso volete vedere quanto è il vostro schermo, basta andare su impostazioni dello schermo. Ecco qua, a me è 1920x1080. Guardate, ecco.
La scelta consigliata mi dice di 1090x1080. Quindi io inserisco questo. Quindi poi dipende da voi se volete registrare fino a tutto lo schermo intero, dovete per forza vedere qua sopra quale mettere e quale l'impostazione che vi consiglia il sistema. Allora, poi andiamo sulle scorciatoie. Le scorciatoie, vabbè. Le scorciatoie dovete farlo voi. Ad esempio, io avvio la diretta, F2, avvio la registrazione, F1, registrazione in pausa, oppure riprendere la registrazione, F3. Quindi questo è. Poi su avanzate, allora io su avanzate non toccherei niente. Quello che ci interessa di più è video, dirette video, no, aspettate, uscite, dirette registrazioni. Questo ci interessa, l'audio e il video. E qui impostate come volete voi. Poi andiamo un attimo. Video, audio, aspetta, ecco. Allora, sempre con le dirette, ve l'ho detto già, quindi sempre dalla vostra connessione. E ho messo 2007, la mia connessione un po' di bassa latenza, diciamo così. Quindi, ragazzi, spero tanto che vi ho aiutato. Grazie tante per questa visione. E lasciate like se il video ti è piaciuto. Se non ti è piaciuto, lasciate dislike, tanto non mi offendo. Non sono come gli altri YouTuber. Lascia anche un commento se non hai capito niente, oppure se vuoi contattarmi per dirmi come fare tutto il resto. Comunque, se per caso voi volete giocare a un gioco, ad esempio io ho Apex Legends, o Rocket League, o altri giochi come Call of Duty, Counter Strike, tipo, con questi giochi io registro sempre a 1080, 60 fps, quindi a me mi va fluido, perché dipende dal vostro computer. E già vi ho detto tutto. Quindi grazie per questa visione, mi raccomando. E state sempre attivi perché noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti! This is the future. Evolution. Yeah.